E andiamo! Che prestazione sontuosa! Che dire, oh, bentornati ragazzi! Bentornato Maignan, bentornato Ibra! Bentornato Milan! Mamma mia, grazie ragazzi! Senti, posso farti una confidenza? Non so perché, ma questa confidenza mi sa tanto di minchiate in arrivo, dimmi! Io credo ancora nel triplete! Ecco, appunto. Ma perché deve essere sempre il solito esagerato? Ma quale triplete? Che già campionato e Coppa Italia sono andate? Niente è impossibile, se ci credi davvero. Sì, tranne le cose impossibili. Oh, mamma mia, come sei disfattista! Ma non è disfattismo, è realismo. Che siamo fuori dalla Coppa Italia è un dato di fatto. E per quanto riguarda il campionato, diciamo che c'è ben poco da sperare. E dai, è quasi finita. È finita, si dice, alla fine. Ti manca solo da dire, io ti spiezzo in due, e hai completato le citazioni di Rocky. Lasciamo stare il campionato. Però se Napoli nella prossima dovesse... È dalla sesta giornata di campionato che mi dice se il Napoli dovesse, basta col Napoli. Pensiamo a noi. La lotta per la seconda stella è rimandata al 99,9% al prossimo anno. Facciamo i complimenti sinceri alla squadra di Spalletti per questa stagione incredibile. Che poi ricordiamo che storicamente le squadre di Spalletti crollano a un certo punto. Sì, sai che anche io penso che a un certo punto il Napoli crollerà. Ah sì? Sai quando? Verso fine giugno, primi di luglio, e non di più. Non so perché, ma ho questa sensazione che staccheranno la spina e saranno con la testa in vacanza. Quindi lo stai dicendo anche tu, c'è ancora speranza! Era una battuta. Mai sentito parlare di sarcasmo? Parliamo della partita piuttosto. Ma come hanno giocato stasera? Cioè, Atalanta annullata. E dietro, finalmente abbiamo ritrovato la muraglia. Oh, ma ci hai fatto caso? È ritornato Maignan e non abbiamo subito gol. E tu ci hai fatto caso che erano già tre partite che non subivamo gol e c'era Tatarusano in porta? Questo perché? Perché ci siamo compattati. E soprattutto perché poi ci siamo ritrovati questo Ciao che secondo me è il difensore più forte della Serie A, lo penso anche io. Che secondo me può diventare titolare inamovibile di questa squadra, tu hai il senso della misura, questo sconosciuto. Invece se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, troppi gol sbagliati. Dobbiamo essere più concreti, anche perché l'8 marzo c'è il ritorno col Tottenham e dobbiamo credere nel passaggio del turno. Sante parole, ma lo sai che già ai quarti potremmo incontrare, se passano anche loro, pure le squadre italiane? Oddio, speriamo di non beccarle. Io invece spero di incontrare proprio il Napoli ai quarti. E perché mai? Perché storicamente crollano le squadre di Spagna. Hai rotto le palle, storicamente le hai rotte.